Capitano, un pizzino con dei nomi e una somma di denaro. Da questo momento in poi cosa avete scoperto? Oggi abbiamo dato esecuzione ad un'ordinanza nei confronti di 14 persone. L'indagine è stata avviata appunto da pregresse risultanze investigative che erano state dal Corpo Forestale dello Stato, dalla sezione di PG del Corpo Forestale. Tra queste risultanze investigative vi è anche appunto la perquisizione effettuata a carico di un vice dirigente dei Vigili del Fuoco, in cui furono trovate a casa dello stesso un manoscritto con dei nominativi, nonché una somma di denaro di cui l'uomo non era riuscito a dare una giustificazione. I successivi accertamenti hanno permesso di ipotizzare che l'odierno indagato avesse coperto dietro una fittizia scuola di preparazione per i concorsi un sistema di corruzione per l'immissione appunto nelle amministrazioni pubbliche. L'indagine ha riguardato, come dicevo, principalmente questo vice dirigente dei Vigili del Fuoco che si è interessato nei confronti di alcuni candidati aspiranti concorsisti nell'ambito di un concorso per i Vigili del Fuoco. I concorrenti erano principalmente residenti nel comune di Arcamo e limitrofi, sebbene nel corso dell'indagine è stato dimostrato come lo stesso vice dirigente avesse dei contatti con degli aspiranti nella regione Veneto. Che tariffe c'erano, capitano? È stato ipotizzato, diciamo, che le cifre si aggirassero intorno ai 3.500 euro per i Vigili del Fuoco. Vi è un solo caso in cui un aspirante concorsista della Polizia di Stato dovrebbe aver pagato la cifra intorno ai 5.000 euro.